Tieni questa banana. E la banana è la risposta giusta. Ho la banana in mano. Ha la banana in mano. Tieni questa banana. Grazie. Ti regalo questa banana. Potassio fa bene perché fa benissimo, infatti. Non ho i crampi così quando faccio esatto. sport. Esatto. Siamo qui sui Navigli per capire quanto i milanesi ne sanno di clima e energia. Allora, secondo te prendi più radiazioni mangiando questa banana o vivendo vicino a una centrale nucleare? Per me è vicino alla centrale. Se me la chiedete così, di fianco alla banana. Dire la seconda, centrale okay. nucleare. Mangiando questa banana. È la seconda. Vivendo vicino a una centrale nucleare. Ok. Allora, mangiando questa banana, perché le centrali nucleari sono sicure. Ma rispondo al contrario, mangiando questa banana. E mangiando questa banana. Vivendo in una centrale nucleare per un anno. Anche perché faccio il saldatore, quindi i fumi tossici ne so io. Ok, ok. Qual è il principale gas responsabile dei cambiamenti climatici? La CO2? Anidride carbonica. Anidride carbonica. Il metano? Vediamo. L'anidride carbonica, okay. Il metano. L'anidride carbonica. Ti do delle opzioni. Sì, metano, CO2. CO2. Ok, CO2. 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 Anidride carbonica. Banana. Il monossido di carbonio, no, la CO2. La CO2. Ossigeno. Esatto. Fai tre esempi di energia rinnovabile. Vabbè, l'eolica, la solare. Ce l'abbiamo qua? L'idroelettrica. Ok. Non mi veniva... Allora, fotovoltaico, poi abbiamo l'idroelettrico e poi abbiamo il geotermico. Sicuramente non il petrolio. No! Okay. Sicuramente... Come si chiama? Rinnovabile vuol dire la buccia. Ok, oppure pensa la biomassa è una, Dietro di te cosa c'è? Il mare. Non è proprio un mare, ma è riccione così, Paleoliche, pannelli solari, eolico, idroelettrico, solare e solare. Fotovoltaica, elettrica, eolica, anche acqua. Sì. Solare, eolica e idroelettrico. Sono ubriaco, tu hai detto. Cosa produciamo con l'elettricità? Dai. Solare, sicuro. Esatto. Dai. Poi. Energia elettrica. Esatto, energia elettrica, poi. Energia... Ma che cazzo ne sono? L'eolica. L'acqua, quindi energia idrica, idroelettrica. E la nucleare? Idroelettrica, quella che sfrutta le paleoliche. Sì. E quella, cos'è, tellurica? Non guardarmi così però, tipo... Cerco di fare uno sguardo neutro. Hai sentito parlare dell'incidente di Chernobyl? Sì. Ok, secondo te quanti morti ha fatto l'incidente di Chernobyl? Non saprei, però secondo me nell'ordine di qualche migliaio. Migliaia, credo. Ah, direi... sui milioni. 40.000, di più anche, a molti di più. Okay. Cifre meravigliose. No, beh, penso migliaia. Decine di migliaia? Non erano tantissime, secondo me. E sull'ordine dei 5.000. Non lo so, penso migliaia. L'incidente di Chernobyl, anche per sentito dire? Sì, 86, 1986. Bravo. Quanti sono i morti indiretti? Fai 4. 300.000. Quelli indiretti sono migliaia, qualche decine... centinaia di migliaia. Centinaia di migliaia, ok. Suggeriscono. Secondo te, è vero o falso dire che a Chernobyl hanno trovato un cinghiale a due teste? No, è falso. 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 Ci credo, vero? Vero? Ok. Non ci credo. Vabbè, io ignorante. Secondo me sì, posso dire. Vabbè, secondo me sì. Falso. No, falso. 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 Quale fonte energetica, a parte i combustibili fossili, ha causato con un solo incidente il maggior numero di vittime umane? Non so, quella combustione. L'idroelettrico per una diga? No, non lo so. Così a cuore mi verrebbe da dire un'esplosione nucleare, però non penso. Qual è l'energia nucleare? Vabbè, penso sia l'atomica. La sarà diga, quello, la diga, sarà quello. Cazzo, la diga. La diga, è vero. La diga del Wyoming, sto cazzo. La diga di qualcosa. Non so, la banana comunque la banana è buona, anche se è potassio radioattivo. No, è buona proprio per quello. È appunto quella di quella nucleare di Chernobyl. Ok, il nucleare. Ok, ok. La fonte che emette più CO2 è troppe. O noi o gli alberi. Noi come persone, dici? Fonte energetica, cioè noi non bruciamo persone per fare energia, no, quindi... Sì, sì.
le paleoliche lì. Carbone. I combustibili fossili, quindi come il petrolio. Ma carbone sicuramente, che okay. Gli alberi. Non è gli alberi. Gli alberi? No, no. Non gli alberi. Non gli alberi, ok. Rifai. Allora, qual è la fonte energetica che mette più CO2 in atmosfera in assoluto? Più di tutte le altre. Ma come? Ma che energia è? La fonte energetica. Il carbone. Ok, giusto. E qual è quella che mette meno, quella più pulita in assoluto? Oleare. Nucleare. Oleare. Nucleare. Forse idro. Nucleare. No, vabbè. L'idrolisi. Che cazzo ne so. Secondo te mette più radiazioni nell'atmosfera una centrale a carbone o una centrale nucleare? No, il carbone. Una centrale a carbone, secondo me. Per logica, se il carbone inquina di più, penso sia il carbone. Una centrale a carbone. Credo a carbone. A carbone. Passa parola. A carbone. Nucleare. Guarda come ti radiazioni, dice. Radiazioni e nucleare. Ok. Su quale fonte energetica si basa principalmente l'Italia? A idrocarburi. Ok, sai dirmi quale precisamente? Tre opportunità. Allora, okay. Abbiamo carbone, sì. Petrolio, gas e scuregge. Gas. Gas. Il gas. Gas. Il gas? Gas. Easy. Sì, è gas metano. Indizio, c'è stata anche la crisi 2 anni fa. Che ha fatto aumentare i prezzi delle bollette. Metano. Gas. Giustissimo, giusto. No, allora, no. L'ultima domanda. Quanti millisievert all'anno devi prendere? Cosa? Cosa è il millisievert? E tu adesso esistendo stai prendendo radiazioni dal cosmo e quindi stai assorbendo una dose di radiazioni. Mangiando la banana stai prendendo radiazioni e in questo momento nel tuo corpo ci sono 8000 decadimenti al secondo. E la madonna, mica sto morendo praticamente. No, siamo tutti radioattivi. Però ah, perfetto, c'è una dose di radiazioni oltre la quale effettivamente le radiazioni possono essere pericolose. Si registrano effetti sul corpo. Orvieto è una delle zone più radioattive d'Italia, radiazioni naturali più alte della media. Ma e siamo stai confondendo, perfetto. 5-10 millisievert all'anno a Orvieto. Vai a Orvieto e ti prendi questa dose qui. Ok, 5. Normalmente qua a Milano all'anno ci prendiamo 2. Meno di Orvieto? Sì, Orvieto è più radioattiva di Milano. Però a Milano mica c'è la merda nell'aria. A Milano c'è un'altra. Ci sono altri problemi. Okay. Non c'è la radioattività. Okay. 5-10, però 2 millisievert all'anno non succede niente. 5 millisievert all'anno non succede niente. 10 millisievert all'anno non succede niente. Secondo te quanti millisievert devi prendere? Spara un numero. Sì, sì, spara un numero. Almeno 100 ce ne vogliono. Bella! 100! 100! Sarà la risposta sbagliata, però va bene. Giusto. Per sperare. Per sperare. Per sperare. Giusto? Giusto. Una su 10 l'ho azzeccata. Perché erano tutte sbagliate.